ti presenti a me nelle radio web con un album, nonostante la giovanissima età, già hai fatto un album. Cioè, complimenti, ragazzo. Grazie, Allora, vediamo un attimo, alza questo album, vediamolo, una bella copertina. Questo non capisco, è una fabbrica, un laboratorio, qualcosa, un grazie. È un capannone, capannone, e sì. tu in piedi su una macchina che sembra, non so, una fresa, un boh, che è? Che Una cos'è? tagliatrice, che è? Questo è un capannone industriale che, come si può notare, è molto rovinato e mi è piaciuto subito perché, diciamo, è un luogo singolare. Ha un'atmosfera molto, Molto post, è strana, post, è post. è post-apocalittica, sì. Post industriale, no? Sì, Che come no. E mi rappresentava più che in quel periodo, in tutto il periodo in cui ho scritto i miei brani. Perché è un luogo, diciamo, confusionario. E quindi sì, mi rappresenta in tutto e per tutto. rivediamo un attimo la copertina perché c'è un titolo che è Stars at Dawn, cioè le stelle all'alba. Sì, le stelle all'alba. Questo Ma come mai questo titolo? titolo, allora, sta a significare, anzitutto, dato che possiamo dire una frase un po' surreale. Anche se le stelle ci sono sempre, però all'alba non si vedono e questa frase sta a sottolineare la loro presenza e quindi si parla, insomma, di tutto ciò che mi ha segnato durante tutta la vita, che emerge, torna a galla e sta in questo album. E fare arte farà sempre parte di me. Non è che sogno sin da piccolo di diventare famoso, di suonare sempre. È una necessità e questo è importante. Ho registrato nello studio del mio maestro Beni Conte, presso l'Arca, centro commerciale L'Arca, che è a Spoltore, ed è stato un progetto, diciamo, appoggiato sin da subito dal mio maestro. Mi ha aiutato molto, a lui è dovuta la produzione, per esempio. E ha registrato, mi ha aiutato, insomma, è suo gra questo grande merito. E poi grazie all'etichetta Music Force che mi ha lanciato, che mi ha fatto conoscere nuove persone, organizzato eventi. A chi dedico? C'è anche scritto. Allora, dedico questo brano ai miei genitori che mi hanno sempre supportato e di questo sono immensamente grato. E anche a mio nonno che ci ha lasciato 2 anni fa, quasi 2 anni fa. È stata una persona importantissima per tutta la mia vita e quindi è doveroso, è importantissimo dedicargli questo album. Se uno volesse acquistare questo album, dove lo mandiamo? Semplicemente presso ogni contatto, Alessandro Angeloni, sia su Facebook che su Instagram oppure direttamente. L'etichetta discografica Music Force, esiste proprio il sito. Si può acquistare sia su iTunes che su Amazon e quindi è veramente facile. Su Instagram Alessandro Angelone con i trattini bassi, mentre su Facebook Alessandro Angelone tutto attaccato. Presto anche su YouTube, forse si spera entro questo mese, sbarcherò con dei nuovi video, quindi presso ogni social ci sarà sempre le indicazioni per gli eventi, per tutto quello che accadrà, insomma. Alessandro Angelone a Mini Radio Web ed ecco la bella dedica, grazie di cuore a Alessandro che mi ha fatto sulla copertina di questo disco e questo è molto bello. Ti ringrazio della partecipazione ai nostri programmi Grazie e un salutone e a presto. Ciao! a tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori, mi raccomando. Per quella cosa della città sono pronto, ecco.